Amici lodatori del sole, bentornati sulla rubrica Happy Gamer. Io sono Felice e come sempre ci troviamo col nostro appuntamento settimanale, per ora almeno sulla serie, diciamo, semifissa, miniserie, di State of Decay Lifeline, l'ultimo appunto DLC uscito. Se non avete visto gli episodi precedenti, vi invito ovviamente ad andarli a visionare, almeno che non abbiate qualche odio profondo nei miei confronti, come il tizio che viene a rompermi le scatole perché odia il mio saluto. Beh, speriamo non venga più a rompere le scatole. E che dire, se vi ricordate dove ci eravamo lasciati la scorsa volta, eravamo qui nella nostra amatissima base e a quanto pare c'era stata data qualche possibilità ora. Ok, di sistemare, diciamo, le difese della base, fare una sorta di aspetto gestionale. Io non so assolutamente come si faccia, non ho guardato ancora nulla, però potremmo guardare insieme. Ecco, allora, qui, se non sbaglio, ci sono le impostazioni, ecco, informazioni della struttura. Allora, è un parcheggio effettivamente, come ci viene mostrato qua. Però abbiamo, ecco qua, possiamo spostare le varie parti. Ecco, questo è l'esterno. Questa è la zona di atterraggio. E questo qua teoricamente dovrebbe essere il davanti, per capirci, da dove entriamo, vedete? Quindi io direi che potremmo potenziare questo lato qua, difese del perimetro. Bonus struttura, allora, rifornisci tutto, rifornisci di mine, bombe, propano, colloca delle mine, allestisci fuochi d'artificio. Posizionate le bombole di propano fuori dalle porte per eliminare molti zombie in un colpo solo. Però io direi che facciamo, rifornisci tutto. Che a quanto pare qua ci impiegherà un po', insomma, lo lasciamo lì. Poi direi qui davanti, nessuna azione disponibile. Sistemi di comunicazione, ok, non spiega nulla. Qua possiamo fare qualcosa, allestisci una. Non è abbastanza materiale, ok, quindi probabilmente qui dovremmo avere. Necessiteremo di ulteriori materiali. Mentre da questo lato, qui cosa c'è? L'alloggio, la mensa, centro operativo. Ecco, da qui arrivano altri zombie. Colloca delle mine. Ok, mettiamo magari qua delle mine. Ok. Ovviamente nei commenti datemi dei consigli perché, come detto, non so un tubazzo di sta roba qui, non so una sega. Quindi se volete darmi dei consigli. Va bene, direi, abbiamo lasciato un po' di cose che si stanno, come dire, preparando. E vediamo, obiettivo attuale salva risorse preziose, quindi vediamo se c'è qualcosa qui nei nostri armadietti delle provviste. Allora, la nostra arma è ancora integra, la nostra katana anche, poi abbiamo una molotov, aspirine, il nostro fucile. Allora, il nostro fucile usa questi proiettili, che sono i 7.62 mm, magari prendiamone un po', 7, eccoli qua. Mi pare che il massimo sia 30, quindi riforniamo tutto. Armi per ora lasciamo qui tutto com'è. Dovrebbe bastare, penso. Antidolorifici, cose ce ne abbiamo. Sì, abbiamo dell'aspirina. Ok, quindi direi che potrebbe bastare. Vediamo, altre cose da fare. Questa sta dormendo. Svegliati, schifosa. Non ne posso più, perché non mi dai il cambio per un po'? No, non voglio passare a te, mi dispiace, me ne frega niente. Questo un altro, quindi andiamo a vedere un po' l'interno. Che violenza! L'interno non c'è assolutamente nulla. Volevo più che altro cercare. Tanto qua si sta facendo notte, non è un buonissimo segno. Qua ci sono delle provviste, no. Allora, vediamo un po' la missione in generale che cosa ci dice. Allora, la capitana avrebbe dovuto aggiornarci sulla situazione. Ok. Vediamo un po', qualcosa di un po' più tangibile. Questo è il nostro personaggio. Nulla di che ci possa spiegare, diciamo, un po' che cosa fare in concreto. Magari dobbiamo semplicemente potenziare ancora un po'. Vediamo, semplicemente se. C'è qualcos'altro che possiamo fare qui? Potenziamenti li ha finiti? Sì, a quanto pare sì. Qua sta ancora rifornendo. Vediamo se ci sono altre cose che potrei fare. Qua no, qua no. Qui sì, allestisci un'infermeria da campo. Non abbiamo materiali per nulla. Assolutamente per nulla di tutti questi potenziamenti.
Forse giusto qua possiamo mettere qualcosa. Ok, direi che abbiamo assolutamente fatto tutto. Qua ci parla ancora della morte della dottoressa Tizia. Mentre per quanto riguarda la mappa, qui abbiamo un punto di ispezione, attenzione. Le icone verdi rappresentano opportunità per missioni e qua infatti c'è qualcosa. Intercetta orda zombie, che dite? Ci andiamo. Magari portiamo qualcuno con noi, tipo qualche bel maschione. Oh, ciao amico, vieni con me. Deve accompagnarti a combattere al tuo fianco. Mi accompagni? Bravo. Vena con me. Andiamo. Prendiamo una pro de macchina, tipo questa, proprio prodissima. Pronto? Ecco che già si svegliano i... Via, via, non ti voglio. Sei brutto, sei marcio. Controllo sublime della retromarcia che va ogni tanto. Non va la retromarcia. Vai via dalla portiera. Via dalla portiera. Perché non vai indietro? Perché? Guardate, fa finta di andare indietro. Vabbè, ce l'abbiamo fatta lo stesso. Allora, dobbiamo andare di qua. Non so perché la retromarcia non funzioni, me lo chiederò sempre, guardate. Io tengo premuto, ma... Ok, l'importante è che ogni tanto vada. Ok, partiamo. Ah, ci dirigiamo di qua, di qui dovremmo riuscire a passare. Ok. Lì c'è un'orda pronti. Wop! Bam! Li ho presi in pieno. Vediamo se di qui dobbiamo già uscire. Quasi, quasi, ancora un po'. Ok. Qua. Andiamo a vedere cosa ci aspetta qui, anche se non dovrebbe essere nulla di buono. Butto sotto tutti. Dai, non riesci a contrastare. Vai indietro. Ti prego, vai indietro. L'odio. Oh, sì, una retromarcia è partita a caso, a random totale. Dobbiamo ispezionare qua. Comunque la zona è questa, quindi ispezioniamo qua. Mettiamoci qui dentro. Lì c'è una bandiera rossa. Cosa rappresenta? Non si sa. Ok, qua c'è un tizio enorme che manco... Sto cazzo, sei grosso. Oh. Vai, ninja! Bam! Ancora? Via, via! Schifosi. 100 rumori di schifo, ma non li vedo, eccoli qua. E iniziano ad essere troppi. Via, 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 via. No, 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 via, 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 via. Via, 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 via. Ti prego, retromarcia, non mi abbandonare ora. Retromarcia, ti prego. No, retromarcia ha detto no. Però abbiamo salvato il nostro amico, quindi... Questo è l'importante. Perfetto, siete finiti? Ancora. Insieme proprio l'abbiamo trucidato. C'è altro qui intorno? No. Diamo giusto un'occhiata se ci sono risorse. Vieni, amico mio. Vedo niente. Puoi entrare, grazie. Puoi entrare prima di domani? Amico. Ma quanto sei deficiente? Va a cagare, va. E meno male che non si possono aprire queste robe perché...
c'è nulla che possiamo raccogliere, controllare, ispezionare, rubare cianfrusaglie. Vedete la musica? Questo dietro il muro, camper, Call of Duty. Eh? Lo zombie giocava sicuro a COD proprio. C'è un falò. Ovviamente non poteva mancare la carne da macello, eccola lì. Altre cose particolarmente interessanti non ne vedo. Qua c'è qualcosa. Questa, ciao tizia, non riesci a passare. Io non ti passo attraverso, bellissimo. Bellissimo, la mossa finale di quest'arma è a dir poco stupenda. Aia, orda di zombie in arrivo. Direi che ce ne andiamo. Trova una macchina in fretta anche. Trova una macchina e andiamocene. Amico, è stato bello, è stato un piacere. Mi sono divertito molto. Ho passato dei momenti bellissimi. E direi che ce ne andiamo. Vedo un segno sulla mappa. Non ho idea di che cosa mi indichi. Probabilmente mi indica semplicemente l'avamposto. Ma questi non voglio restare qui a valutare che cosa abbiano effettivamente da dirmi. Quindi voliamo via assolutamente. Gira. Ok. Il parcheggio perfetto proprio. Così mentre la macchina continua ad andare noi scendiamo. Perfetto. Ciao tizia. Allora, vediamo un po'. Ci dà comunque come obiettivo ancora salva risorse preziose. La zona è comunque questa. Non so di quali risorse parli. Magari qua sopra potrebbe esserci qualcosa. Assolutamente no. Brava porta che ti chiudi da sola. Dammi il cambio. Così a caso. Cos'hai te per combattere? Un tubo e una pistola. Mi piace. C'è un nemico qua da queste parti. Non ce la puoi fare, mi spiace. Che ragazzi, ufficialmente se qualcuno ha qualche idea. Punto di ispezione. Probabilmente le risorse dobbiamo andarle a cercare qua. Che ne dite? Proviamo. Oh mio Dio. No no, cambiate idea. Vabbè, vuoi proprio morire, eh? Doppietta proprio. Ammazzate proprio. Ah, il primo punto di ispezione è qua. Ma di qua non possiamo passare. Di qua. Ma il mio amico ha intenzione di restare lì? Vabbè, divertiti. Se hai voglia di seguirmi, bene, sennò pazienza. Allora, vediamo un po'. Su, su, per la collina, su. Su, andiamo per la collina, andiamo e saliamo.
Materassi sembrano. Orda di zombie allertato. Tanto io sono qua sopra, quindi. Tieni premuto LT per ispezionare. Accampamento. Area abbandonata. Veicolo. Ufficio. Ufficio. Accampamento. Accampamento. Stiamo analizzando tutto. Cartellone pubblicitario. Intanto lì sotto non so bene che cosa. E vedo un po' un casino. Forse mi conviene tornare indietro. Che dite? Ce la fa questa a scendere? Sì, è proprio esattamente così dovevi scendere. Era proprio il modo più rapido. Allevia il dolore. Una serie di tecniche gravi. Di roba da banco. Magnate qualcosa. Dai, su, poche balle. Amici, arrivo! Amici! Ok, sembra che i miei amici se la siano cavata. Questo. Cattiveria. Tipo buggata. Volevo qualcuno che mi seguisse, ma. Ehi! Mazzate nei denti proprio. Era meglio la sosia bionda comunque, eh. Abbiamo un altro punto di ispezione. Magari ci andiamo in macchina. Vai via. Non farei mai retromarcia, lo so. Mamma mia. Perché? Perché? Perché non va la retromarcia? Gioco buggato, gioco buggato. Di dare il retromarcia di un centimetro alla volta. Ma vai via te, vai via. Devi scomparire proprio. A parte che mi pare che comunque potremmo andare. Perché? Perché? Oh. Di qua, esatto. Qua c'è un punto d'osservazione. Ed è. Sembrerebbe qua. Che questi si levano dal cazzo. Quanti siete? Mi carica magari. Ce la puoi fare. Ce la puoi fare. Lascia stare il mio amico. Ecco. Dai, levatevi dalle scatole. Non vedo nulla. Assolutamente nulla. Però magari riusciremo a trovare qualcosa qua. Andiamo nell'oscurità. Ok, potremmo stabilire un avamposto una volta esplorato l'edificio. Questo già mi piace. Stampella, questa la prendo. E questi non dovrebbero servirmi per ora.
Ma qui non c'erano altre zone esplorabili. Guardiamo il piano di sotto. Qua c'è qualcosa. Che chiasso, chi se ne frega. Molotov la prendo. Morfina anche. Ammazzate proprio. Salgo pure di livello. Com'era felice quello che saltellava. Tipo, oh, sono felice. Ti vengo addosso proprio. A morte proprio. Muori. Non vedo niente, ma so che t'ho ammazzato. Ehi 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 ehi. Ma non finite mai. Oi, lascia stare il mio collo. Appartiene solo ai miei amanti casuali del sabato sera. Ti levi? Better get ready for company. Qual è il camper zombie che c'era là dietro? Qua, qua, qua. Questo mi sembra un posto da risorse. Ehi, ehi, ehi. Questo qua si fa ammazzare sempre alla prima occasione. Proprio. Hai un minimo di spina dorsale. Ok, qua abbiamo controllato tutto. Tu ancora qua sei. Ammazzarli. Ma perché perdi tempo? Tanto questi spawnano come le formiche. E qui in teoria abbiamo controllato tutto. Quindi teoricamente non vedo perché non dovremmo. Non potremmo fare un avamposto qui. Abbiamo già controllato. Se c'è qualcosa di interessante. Qua non pare. Forse qua dentro. Diamo un'occhiata. Tubo arrugginito. Non male, ma direi che saltiamo. Qua sento continuamente. Ibuprofene. Inutilità. Ciao. Mamma mia che violenza proprio. Che abbiamo controllato tutto. Ah, ci manca giusto questo. Quindi ragazzi, diamo una controllatina anche qua. Carino il posto. Ma c'era ancora un cliente qua. Cosa corri? Non si corre nei ristoranti. Qua c'era qualcuno. Pianti di fare nascondino. Dico che devi morire. È perché devi morire. Ok. Risorse, cibo. Queste potrebbero tornare utili. Amico, devi dirmelo che ti serviva una mano, eh. Sempre bastoni troviamo. Vabbè, la pizza mai. Abbiamo compagnia davvero? Non l'avrei mai detto. Siamo in una città infestata da zombie. Ti levi? Ti devi levare. Keep trying, Black Friday. We'll be under siege any minute.
We're going to want air support. Ehi, calma. Ah certo, devi ricaricare prima, eh. Muori. No, lascia stare il mio amico. Devo andare a salvare. Ti devi levare, devo salvare il mio amico. Mi sa che il mio amico è morto. E mi sa che se non mi muovo me ne vado anch'io. In un altro mondo. Date la gambe per piacere. Scappa. Scappa per Dio, scappa. Attiva sta macchina, vattene. Vattene finché sei in tempo. Guardali lì che penzolano. Da che parte si torna indietro? Ovviamente, ti pareva se da... Cosa suoni? Devi andare in retromarcia, ebete! Ok, questo l'abbiamo schiantato. Allora, stiamo andando da che parte? Dalla parte sbagliata, ovviamente. Per tornare a casa, bisogna tornare di qua. Sì, va bene. Va benissimo. Più storto di così non potevi, davvero... Mamma mia, la retromarcia che è andata. Sono commosso, le lacrime agli occhi. Ok, torniamo indietro per piacere. Torniamo al nostro avamposto e poi là faremo il punto della situazione per le prossime missioni. Ok. Prossima uscita è questa. Dai, per piacere. Non fare lo stronzo. Grazie. Mamma mia, ragazzi, lo sclero proprio. Non hai avuto tempo di dare una mano. Vai, buttati giù. Brava. Sfonda tutto. Sfonda tutto. Brava. Brava, metti tutto qua. Missione rifornimento, risorse ottenute. Bravo. Bene ragazzi, è stata un po' una missione impanicata, nel senso che non si capiva bene dove dovessi andare, ora credo di avere le idee un po' più chiare, spero comunque che il video, anche se non ha avuto grandissimi colpi di scena, vi abbia comunque intrattenuto un pochino, e insomma, conscio che non sia stato chissà che roba divertente, ma comunque sia, ogni cosa, qualunque cosa accade, quanto possa essere divertente o meno il mio video, ricordatevi sempre, ogni giorno, ogni ora, con gli zombie, con le macchine, con la retromarcia che non va... Con le sosia, con la Vince che perde la vita, con l'indicatore del livello di minaccia sotto la minimappa che ti avvisa quando un attacco zombie presso la tua base è imminente. Voi ricordatevi di lodare il sole. E questo per questo episodio è tutto. Lodate il sole!